Il nome di chi ti sta a fianco in senso orario? Eric, Francesco, Luigi, Dario, Gianluca. La tua città natale? Udine, Torino, Catania. Trani, Partanna in provincia di Trapani. Come sei finito al Politecnico di Torino? Ho scelto il Politecnico perché è una delle migliori università italiane per il campo aerospaziale. Lì abitavo. È un'ottima scuola, avevo un sogno da seguire. L'ho scelto sicuramente per la qualità ma anche per la città. Sono sempre stato un grandissimo appassionato di esplorazione spaziale e ho pensato che il Politecnico potesse darmi la preparazione giusta. Il rapporto con la tua città natale? Buono, ma è migliorato e l'apprezzo di più dopo che mi sono trasferito a Torino. A dire il vero, dopo 24 anni mi sta un po' stretta e prima o poi andrò via, dai. Ottimo, Catania è una bellissima città. Molto bello, ci torno spesso quando il Politecnico me lo permette. Sono molto legato alla mia città natale anche perché mi ha dato un grandissimo supporto per arrivare dove sono qui oggi. Come vedi andare all'estero? La considero un'opzione. Una buona opportunità è una cosa che ho già messo in conto. È un'opportunità, qualcosa da non scartare. Uno dei tanti modi per migliorare. È sicuramente una grandissima opportunità di sviluppare nuove competenze e fare nuove esperienze. Saresti un genio in fuga? Probabilmente sì, ma in realtà non scappo da nulla. Non proprio. Ho sempre preferito cervello alla scoperta. Sicuramente non un genio, fuga dipende sicuramente dalle situazioni, però non è una soluzione da scartare. Chi ha avuto l'idea? Gianluca. L'idea l'ho avuta io consultando la pagina Facebook della Mars Society. Perché l'hai proposto a loro? Perché sono simpatici e poi sono anche abbastanza bravi. Davvero hai chiesto a tutti, ma ti abbiamo detto solo noi di sì. Chi consideri più amico tra loro? Francesco. Sì, vabbè, mo dillo che è il tuo amicone però, eh. Chi ci parla del progetto? Parla lui. Nessuno, raga. Vabbè, vado io. Allora, l'idea è iniziata con la pubblicazione della competizione. Sostanzialmente l'obiettivo era quello di progettare una missione per due astronauti che effettuasse un sorvolo ravvicinato di Marte da lanciare entro il 2024. La missione doveva essere la più economica, sicura e semplice possibile. Ci siamo messi al lavoro e abbiamo portato la nostra proposta alla competizione e abbiamo concluso con un meraviglioso quinto posto tra i migliori del mondo. Il tuo ruolo nel progetto. Mi sono occupato della progettazione dello scudo antiradiazioni e dell'analisi dei costi di missione. Mi sono occupato del sistema di comunicazione e della guida e navigazione e controllo. Sistemi di supporto alla vita principalmente, che è una missione con umani è fondamentale, e anche del dimensionamento del sistema IPS. Mi sono occupato di calcolo e ottimizzazione delle traiettorie interplanetarie. Mi sono occupato dello sviluppo dell'architettura di missione e dell'analisi dei rischi. La tua opinione su Elon Musk? Elon Musk lo considero un pioniere nel campo dell'esplorazione spaziale, un esempio da seguire per tutti i giovani. Un pazzo visionario in senso buono ovviamente, ci vogliono persone come lui in questo mondo. È una persona sicuramente molto carismatica, ci vuole queste persone per creare competizioni in questi settori. Però temo che talvolta sia un po' troppo ottimista. È un grandissimo visionario e ha il grande merito di aver riportato alla ribalta il tema molto importante dell'esplorazione spaziale. Un saluto. Ciao ASI TV. Ciao amici. Ciao a tutti gli amici di ASI TV. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.